Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori e colleghi consiglieri, permettetemi innanzitutto di rivolgere a tutti i concittadini presenti il primo saluto da Capogruppo di Forza Italia e sincero ringraziamento per la loro presenza a questa seduta del Consiglio, una presenza che auspico sia sempre numerosa anche alle successive riunioni della massima assise, perché esprimerebbe un modo concreto di partecipazione all'attività amministrativa della nostra città. A noi che siamo chiamati a rappresentare questa assemblea, tutti i cittadini fondani e a tutti i presenti, porgo un sincero augurio di buon lavoro, così come ha riconfermato Sindaco Salvatore De Meo, premiato dagli elettori per il buon lavoro svolto nei precedenti 5 anni e per le proposte amministrative condivise con tutti i partiti della coalizione che lo hanno sostenuto e che da domani si tradurranno sicuramente in un'azione di governo. E ovviamente alla squadra assessorile, che dovrà supportare il Sindaco in questi anni di sicura buona amministrazione. Un saluto va anche a tutti i dipendenti del nostro Comune, con i quali auspico un rapporto di collaborazione che ci permetta di svolgere al meglio il nostro ruolo di consigliere comunale. Non per ultimo voglio ringraziare, e questo lo faccio fuori da questo piccolo brogliaccio che me l'ho fatto, la mia famiglia, i miei amici e in particolare mia moglie, che mi hanno sostenuto in questo percorso che ho costruito negli anni. Questo mi andava di dirlo, perché credo che la sua spinta, la spinta della mia famiglia e dei miei amici mi hanno permesso di costruire un percorso e oggi posso essere onorato di sedere tra i banchi di questo Consiglio Comunale. Infine, ma non per ultimo, va un ringraziamento doveroso ai consiglieri del gruppo di Forza Italia per avermi voluto affidare il ruolo di capogruppo, che cercherò di esercitare nel migliore dei modi e con il massimo impegno. Un impegno che mi deriva, nonostante la giovane età, da una duratura passione politica e da una sintonia di ideali e di obiettivi che mi hanno visto sempre al servizio del mio partito. Per consentire all'amministrazione comunale di operare al meglio ci deve essere un'unità di intenti e di condivisione di risultati. Ognuno di noi ha delle capacità, delle prerogative. Queste devono essere esaltate dal gruppo e non devono essere assolutamente patrimonio del sindaco, del singolo. In questo modo si crea una sinergia virtuosa in cui tutti crescono e contribuiscono alla causa comune. Il risultato di un progetto è il risultato di tutti. Questo è il presupposto della condivisione e della partecipazione che cercherò nel mio ruolo di capogruppo di favorire costantemente. Ci aspettano grandi sfide in questi 5 anni. Un nuovo assetto del territorio per migliorare ancora di più la qualità della vita, la realizzazione di nuove opere pubbliche, la valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali, ambientali del nostro territorio, un adeguato supporto alle piccole e medie imprese, il mantenimento delle tutele sociali, l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta e molto altro. Sta a noi, nel corso di questi prossimi 5 anni, dimostrare di saper affrontare con onestà e attenzione le questioni che stanno anche a noi e a cuore soprattutto ai nostri cittadini. Anche noi siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono, che sono dovute soprattutto alla crisi economica. Non ci nascondiamo che un momento è difficile, siamo consapevoli che il momento è particolarmente difficile e siamo anche consapevoli che la Giunta De Meo in questi 5 anni ha fatto del tutto per sopperire a queste gravi crisi che ci sono cadute addosso negli anni. Sicuramente il lavoro non mancherà, lo svolgeremo con puntualità e senso del dovere, senza preconcetti e nessun tipo di pregiudizio. Questo è l'impegno che ciascuno di noi deve assolutamente assumere nel rispetto dei ruoli istituzionali che gli elettori ci hanno affidato, avendo sempre presente che la politica è servizio. Noi la politica la intendiamo come un servizio. Per questa ragione il nostro impegno a costruire il futuro della nostra città parte oggi. Soprattutto per noi ragazzi che ci siamo oggi per la prima volta all'interno del Consiglio Comunale, una garanzia possiamo dare, il nostro massimo impegno di supporto all'attività amministrativa del Sindaco e di tutti gli assessori. Un ultimo passaggio credo che sia doveroso. L'amministrazione De Meo in questi 5 anni ha buttato le basi per quello che deve essere il cambiamento della città. La scorsa consigliatura è servito a gettare le basi e le fondamenta per un percorso che stiamo iniziando ora, percorso che in questi 5 anni sono sicuro che la Giunta De Meo sarà in grado di portare a termine molte cose di quelle che erano scritte nel programma e sono scritte nel programma, perché i tempi sono lunghi, ma noi una capacità abbiamo di portare a termine tutto quello che diciamo. Su questo credo che posso garantire a nome di tutto il Consiglio Comunale, almeno da parte della nostra maggioranza. Per questo vi ringrazio e vi auguro buon lavoro a tutti.
Grazie.